Tra i lasciti del grandissimo sceneggiatore paraguayano Robin Hood, non ci sono soltanto i tantissimi personaggi, quasi tutti straordinari, da lui creati, ma ci sono anche alcune storie, di Dylan Dog che Wood ha scritto. La prima delle quali è stata pubblicata nell'ormai defunta collana del Dylan Dog Gigante, pubblicato tra gli anni 90 e i primi anni 2000, poi interrotta per lasciare spazio ad altre pubblicazioni speciali. Questo, eccolo qua, il Dylan Dog Gigante, altrimenti detto il Dylan Dogone. Questo era il numero 9, l'albo gigante numero 9, uscito nel novembre del 2000, e si intitolava L'esercito del male. Robin Hood è un valore aggiunto sulle pagine di Dylan Dog. Tenete presente che io adesso recupererò anche il paio d'albi della serie regolare da lui scritta, ma diciamo che questo L'esercito del male non è un capolavoro, non è una di quelle storie che a mio avviso meritano, diciamo, le postazioni più alte, ecco, nella classifica delle storie di Landoghiane, però è una bella storia che sicuramente si legge con piacere. Tra l'altro devo dire che nel così documentarmi sulle tantissime creazioni di Wood, io ho avuto modo di leggere anche Martinel, che forse è il personaggio da lui creato che più si avvicina in qualche modo a Dylan Dog e alle sue atmosfere. È un fumetto di genere horror che ha avuto, insieme ad Amanda, altro suo personaggio che però non conosco, e a Dago, che invece lo sa bene chi segue questo canale, insomma, me ne sto macinando parecchi. Ecco, è appunto l'unico personaggio di Wood che ha avuto l'onore di una pubblicazione a sé stante, naturalmente di formato Bonellide. Io però, quel po' che ho letto di Martinelle ed è veramente poco, devo dire, non l'ho particolarmente apprezzato. Naturalmente sono sempre pronto a tornare sui miei passi. È probabile che abbia letto le storie sbagliate, ma è probabile anche molto semplicemente che non fossi girato per il verso giusto. Diciamo che Martinel non mi ha impressionato e mi è sembrato meno interessante di altri, almeno di quei personaggi di Wood che ho letto, nella fattispecie Dago e Savarese, che invece mi sono piaciuti molto. Dago mi è piaciuto moltissimo, come immagino sappiate. Che cosa c'è di interessante nell'esercito del male? Allora, tanto per cominciare, è sicuramente, come dicevo prima, una bella storia. A mio avviso, la mano di Wood si vede molto nel dipingere personaggi femminili bellissimi, perché Wood, devo dire, ha veramente una sensibilità, un talento nel disegnare narrativamente, insomma, questi personaggi femminili che hanno in pochi. E in una serie come Dago questa cosa salta fuori molto, molto, con molta evidenza, perché in fondo Dago è ambientato in un mondo in cui forse la donna non aveva tutto questo spazio, proprio in termini di libertà d'azione e di gestione anche, del potere. Era sicuramente quella del Rinascimento una società ancora più patriarcale di quella in cui viviamo adesso. E però Wood riesce a creare delle eroine che non hanno nulla di fumettistico, di macchiettistico, non ci sono le, che so, le guerriere, no, che ormai in tanta narrativa, in tanto fumetto, in tanto cinema vediamo. Sono donne, tra virgolette, normali, che però esercitano una loro autodeterminazione e sono anche creature fantastiche, nel senso che presumiamo che magari. Io adesso faccio riferimento al ciclo della conquista del Perù, che finora è la cosa più bella che ho letto di Dago. Lì c'è una serie di personaggi femminili che se la giocano alla pari col maschio, senza peraltro dare l'impressione di essere personaggi finti o comunque che in qualche modo evadono dalla verità storica. Questo per dire il grande talento di Wood, che nel caso di un fumetto che è ambientato ai giorni nostri, naturalmente si gioca con più facilità, come è giusto. Per esempio, la villain di questo albo, che voglio mostrarvi in questa splendida tavola di Frighieri, è questa Alhambra, una sorta di misteriosa demonessa, la cui azione di conquista del nostro mondo viene osteggiata da Dylan, ma in modo comunque molto originale. Perché l'albo si apre con tre morti di tre persone tra loro molto diverse,
una spogliarellista, una ricca rampolla di una nobile casata britannica e un impiegato della City, che hanno in comune un fil rouge, quello di aver, diciamo, avere delle situazioni sentimentali ed emotive drammatiche. Un amore finito, una figlia che non. Una figlia con problemi alla quale non si può far fronte. Ed è tra l'altro, la sorella, ovviamente bellissima, sexy e destinata a finire a letto con Dylan, insomma, la sorella di una di queste vittime a innescare l'indagine di Dylan Dog. Ma non si tratta soltanto di tre morti, si tratta anche di tre resurrezioni, perché le stesse persone che vengono viste da moltissimi testimoni morte, vengono viste anche vive dopo la morte e si macchiano a loro volta di delitti. Quindi, con un effetto di Troplo Hill molto intelligente da narratore di razza, Wood ci instrada a pensare che siano questi i villain della storia. E in realtà no, sono l'unico, forse l'unico baluardo a questa demonessa, l'Ambra, e a un suo scherano. Veramente il personaggio tragico della vicenda è tutto sommato molto sclaviano, se vogliamo, perché è il classico mostro vittima a cui Sclavi ci ha abituato da tanto tempo. Si chiama Goran ed è una sorta di mostruoso uomo pipistrello. Qui lo vediamo in azione in alcune scene, che altro non è che un gargoyle che da una cattedrale durante la notte prende vita su iniziativa di Alhambra. Ed è anche, dicevo, il personaggio più tragico perché poi per sé non sogna altro che la morte, smettere di fare il male e trovare un po' di pace. Quindi, e questo è, diciamo, su questo si gioca la storia, che è una bella storia. E che ha alcuni affondi, niente male. Per esempio, guardate che bella questa scena in cui Dylan si trova vicino a un manifesto pubblicitario che prende vita, con una reminiscenza che forse ricorda un po' il Fellini delle tentazioni del signor Antonio, il bellissimo episodio in cui Peppino De Filippo, un sessuofobo Peppino De Filippo, veniva tormentato dalla gigantessa Anita Ekberg. E infatti qui questa figura che diventa poi nient'altro che Alhambra prende vita e così sembra quasi volersi così voler, prende su una mano Dylan, sembra quasi volerlo ingoiare, no? Secondo, secondo così un sogno di proprio così felliniano, e poi tutto si tramuta, no? In una scena parecchio sanguinolenta. Perché poi questi, secondo me, sono stati i primi 15-20 anni di Dylan Dog in cui lo splatter era molto molto evidente. Poi dopo i toni si sarebbero un pochettino smussati. Altra cosa da segnalare nel trattamento di Dylan secondo Wood è l'utilizzo di Groucho, secondo me molto ben utilizzato, gli fa fare, come dire, delle cose che Groucho non fa normalmente. Per esempio, andarsene con una donna, anche bella e pure ricca, che è questa signora qua, che in una scena molto divertente vede Groucho sullo sfondo cioè Groucho davanti al manifesto di The Kid di Charlie Chaplin e lo scambia per Charlie Chaplin, no? Non per Groucho Marx, ma per Charlie Chaplin. E poi lui ha una relazione con questa qui, addirittura va in vacanza nei Caraibi, salvo poi abbandonarla e scappare quando Dylan è in pericolo, no? Secondo così logiche da fumetto d'avventura Dantan, le donne sono sempre vicarie rispetto all'azione, cosa che però in questo caso riguarda Groucho, perché Dylan giustamente non tende tanto a posporre le cose, mi sembra di vedere nella sua ormai ultradecennale vita editoriale, e fa bene, intendiamoci. Quindi, concludendo questo excursus di Robin Wood nel mondo di Dylan Dog, io
pur non toccando apici o vette, che comunque non dobbiamo dare per scontato, ecco. Se uno non le tocca va bene lo stesso, non è che si può sempre sfornare un capolavoro. Comunque è una, diciamo, sì, a costa di Land Dog, con una storia originale, bella, con un uso anche interessante della spalla, Groucho, che normalmente è soltanto un erogatore di barzellette, invece Wood si sforza anche, secondo me, di dargli un senso migliore, sempre nell'ottica di una gag, di un controcanto, se non comico, comunque ironico, e ci riesce molto bene. E poi, insomma, aiutato dal sempre grande Giovanni Freghieri, che, come avete visto anche dalle poche tavole che vi ho mostrato, è in gran spolvero e così crea queste sue atmosfere, non immediatamente riconducibili all'horror, ma magari comunque atmosfere sognanti, sempre, sempre molto belle. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona serata.